Carissimi utenti, abbiamo il secondo tempo tra San Giorgio Lamolara e Valle Telesina. 1-0 a favore della Polisportiva San Giorgio Lamolara. In realtà la partita è stata molto equilibrata, ma la squadra della Polisportiva San Giorgio Lamolara, diciamo, è stata più incisiva per quanto concerne lo sblocco del risultato. Da una parte la Valle Telesina ha creato più azioni, ma dall'altra parte, nel momento in cui la squadra polisportiva San Giorgio Lamolara ha attaccato, si è intravisto una squadra molto più pragmatica, molto più incisiva, che ha determinato il risultato. Quindi, pallone fuori, rimessa laterale, una squadra molto compatta, amalgamata, che ha consentito giustamente di essere pronta ad affrontare questa semifinale playoff. In questo momento la Polisportiva San Giorgio Lamolara è direttamente in finale con questo risultato. È una partita secca. Ricordiamo che c'è l'altra partita, l'altra semifinale, che sarebbe Gruppo Sportivo Pietrelcina contro Virtus Goti. Pertanto la finale dovrà essere giocata tra queste squadre, quindi contro una di queste squadre. Però pensiamo a questa gara, che è iniziata il secondo tempo, è passata appena 1 minuto e 35 secondi. Il gol di Bollecchino conferma ciò che è stato fatto in allenamento, e davvero è stato un gol spettacolare, pronti ad essere determinanti su calci piazzati. Quindi una squadra che in realtà tecnicamente è molto affidabile, guidata da conduzione da mister Vicario. Il team del presidente Sordillo è riuscito in certo senso nel primo tempo a dimostrare di essere preparato da un punto di vista anche psicologico, quindi concentrazione, determinazione, che sono fattori importanti per poter gestire una partita di calcio. Intanto avanza la Valle Telesina, il tiro finale, pallone che però viene ribattuto. Dall'altra parte, diciamo che la Valle Telesina è stata fermata con alcune azioni che ha realizzato dal portiere, con le immagini, Boscaino, il quale, diciamo, ha salvato in diverse occasioni il San Giorgio Lamolana. Intanto ancora la squadra ospite con Caporaso, il cui pallone termina fuori. Lancio in profondità, pallone che termina fuori, fondo area, Boscaino. Fondo area, stiamo raggiungendo i 5 minuti del secondo tempo, quindi di nuovo i biancazzurri in azione, pallone all'indietro per Boscaino. Un secondo tempo che è iniziato, ed era previsto questo, con il Valle Telesina, scusami, con la Valle Telesina in fase di attacco. Ma adesso attenzione alla squadra del San Giorgio Lamolara, che si appresta ad eseguire un'iniziativa brillante verso l'area di rigore. Ed ecco, è entrato in tanto De Vizio. Lancia in profondità. E vediamo che succede. È caduto a terra Faetti. L'arbitro guarda il giocatore. Vediamo cosa decide l'arbitro. Intanto, infatti, il portiere Boscaino spazza il pallone fuori, e quindi il pallone è uscito fuori dal rettangolo di gioco. Quindi
La palla è rimessa quindi laterale a questo punto, però in questo momento è a terra il giocatore Faetti, ricordiamo under 14, e poi si rialza. E mi pare che dovrebbe uscire fuori dal campo accompagnato dai giocatori del San Giorgio La Molara. Si tratta di Giambitto che lo accompagna fuori dal rettangolo di gioco, ma no, resta dentro il giocatore Faetti nelle immagini. Vediamo cosa decide l'arbitro. L'arbitro cosa decide in questo caso? E infatti, rimessa laterale, la palla viene riconsegnata da parte della Valle Telesina al portiere Boscaino. Il pallone torna alla squadra della Sportiva San Giorgio La Molara. Dopodiché, di nuovo si ripete la rimessa laterale sbagliata in un primo momento. Abbiamo appunto, intanto attenzione, vediamo cosa succede. In gioco, ancora palla in profondità, sfera che però esce fuori dal rettangolo di gioco. Fondo area, bollettino, rimessa laterale, lancio in profondità, sfera che termina fuori. Fondo area, pallone a centrocampo. Faetti in gioco ancora la Valle Telesina, attenzione che tiro finale di sinistro, si gira molto bene Di Muccio che va vicino al gol con il controllo da parte di Boscaino. Abbiamo raggiunto intanto 8 minuti, 1-0 fuori dalla Polisportiva San Giorgio La Molara che in questo momento è in finale. Fondo area, Boscaino. C'è un contrasto. Punizione. Se ne incarica Daniello sul pallone. Destro. Pallone verso l'area di rigore, ribattuto. La sfera è biancazzurri, ottimo l'intervento difensivo. Di nuovo, ecco, ricordiamo che De Vizio è entrato in questo secondo tempo. De Vizio, ottimo il suo intervento. Bollecchino, bravo Bollecchino. Pallone fuori. Cross in area di rigore, bloccato, palla fuori. Il cross in area di rigore, la palla attraversa tutta l'area. C'è una respinta. Fondo area, batte Bollecchino.
Intanto entra in campo un altro giocatore per la Valle Telesina. Si tratta di Basile. Piacazzoli in azione. È la volta di Faetti, pallone fallo su Faetti. Punizione. Abbiamo carissimi utenti. Raggiunto quasi gli 11 minuti di gioco. Punizione. Sul pallone Daniello. L'arbitro misura la distanza. Daniello. Ci prova. Il destro di Daniello, pallone che treme le braccia del portiere Boscaino, che blocca. Pallone oltre il centrocampo. San Giorgio la Molare in azione, lancio in profondità. È la volta di De Vizio, ma viene intercettato. E la Valle Telesina esce fuori dall'area di rigore e lancia in avanti. Sfera che termina fuori, rimessa laterale per i bianco-blu, ed ecco appunto sul pallone Di Stasio. Il lancio, pallone dibattuto. Attenzione, c'è una fuga in area di rigore da parte di Faetti. E secondo l'arbitro, vediamo cosa decide. Secondo l'arbitro è calcio di rigore. Ci sono delle contestazioni da parte della squadra bianco-blu. Faetti contro Boscaino e calcio di rigore. Ed è 1-1, rete di Faetti. Si riapre la partita. Quindi bianco-blu che ripartono. In azione la squadra bianco-blu in gioco. Passaggio arretrato. In azione quindi Colangelo. San Giorgio la Molare in azione, riparte, lancio in profondità. C'è un contrasto, poi Vella, pallone che termina fuori. L'ingresso di Basile dinamizza la fascia laterale sinistra, intanto Valle Telesina in azione. Lancio in profondità, pallone fermato. Bianco-blu in azione. Deviazione. Partita in gioco, lancio in verticale per De Vizio, pallone bloccato. In azione Colangelo, lancio in verticale, ancora Colangelo. In
questo momento le palle sono giocate in versione aerea. Palla in avanti. Palla bloccata da Boscaino. Lancio in profondità. Pallone per Vicario. Portiere riesce a ribattere. In azione, pallone per palla fuori. Di Stasio. Ciccarello. Blocca il portiere. Lancio oltre il centrocampo. Valeresina in azione. Tiro finale, palla che termina fuori. Di nuovo in azione. Abbiamo superato i 17 minuti di gioco. Tiro finale, attenzione, palla che termina fuori. Deviazione, palla spazzata via. Lancio in verticale, di nuovo in azione, tre piedi. Tre piedi, fallo, punizione. Punizione intanto a favore della squadra Valle Telesina. Il destro. Pallone in avanti, prosegue con Di Stasio sul pallone. Deviazione bianco-blu. Pallone nelle braccia del portiere. Boscaino, il lancio ed ecco tre piedi, fallo, punizione, atterrato, tre piedi. San Giorgio della Monata in azione, Vicario sul pallone, vediamo questa iniziativa, 1-1, si è riaperta la gara ma c'è tutto da giocare qui allo stadio San Giorgio della Monata. Vicario, vediamo che succede. Il giocatore Vicario vuole la distanza, infatti l'arbitro va a misurare la distanza. Tiro di Vicario, brevissimo in questo caso. Fondo area. Si riparte con la squadra Valle Telesina in azione.
fondo area, pallone che termina fuori. Tango blu in azione. Di Stasio. Deviazione, rimessa laterale. Ed ecco Vicario sul pallone. Di Stasio. C'è una sostituzione, e Marco Cic, esce Landone, è entrato Vignogna, quindi San Giorgio La Volara che cerca di rafforzare l'attacco. Intanto palla ripresa da Vella, Di Stasio, il pallonetto per tre piedi. Attenzione, vediamo il San Giorgio La Volara in area di rigore. Tre piedi. Gianbitto. Contrasto. Adesso sì che il San Giorgio La Volara sta cambiando versione di gioco. Abbiamo visto finora delle palle sinceramente aeree nel gioco, ma in entrambi i casi non hanno prodotto gli effetti sperati. Noi bianco-blu in azione, in area di rigore, San Giorgio che potrebbe raddoppiare il risultato e passare in vantaggio vicino al gol in questo caso. Pallone di nuovo in azione, Ciccarelli all'indietro, la palla per il portiere. Di nuovo in azione bianco-blu. Ottima questa giocata di tre piedi. Velocizza l'azione per Vicario, la palla. La sfera ancora in contrasto sulla trave sinistro. Bollecchino, il lancio per Vicario. Si fa sempre più dura e resistente. Vicario ancora in gioco, tre piedi. Poi perdono palla i giocatori. La riconquista Basile Ciccarelli. Rimessa laterale. Faetti. Deviazione. Verde e blu. Rimessa laterale. Batte Di Stasio. Il lancio bianco-blu in azione. Vicario. Contrasto. Fallo, punizione. Per i verde e blu, Valle Teresina in azione. Se ne incarica Daniello sul pallone, quando oramai, carissimi utenti, stiamo raggiungendo il 26esimo minuto di gioco. Mancano in pratica 11 minuti alla fine della gara. Si prosegue con un lancio in area di rigore bloccato dal portiere Boscaino. Il lancio, molto bravo il portiere in tal caso,
oltre il centrocampo, poi Bollecchino, pallone per Ciccarello, Di Stasio, verde blu in azione della Valle dell'Esina, cercano di essere determinanti, pallone nelle braccia del portiere Boscaino. Pallone oltre il centrocampo, treppiedi, l'apertura in area di rigore, sfera in verticale. Tiro finale di Basile che va vicino al gol, ma non preoccupa più di tanto. Boscaino, fondo area, Boscaino con ottimo tiro come portiere sulla rimessa. Sfera per Vella, si continua con Vicario, rimessa laterale, palla bloccata. Palla di nuovo a Boscaino. Oltre il centrocampo. Boscaino blocca un intervento offensivo di De Filippo. In azione ancora di San Giorgio alla Molara. Pallone di Bollecchino in avanti, sfera fermata. Valle Telesina in azione. 1-1 il risultato in questa semifinale, davvero molto interessante da un punto di vista tecnico. Palla fuori. Di nuovo i bianco-blu del San Giorgio alla Molara in azione, proseguono. La palla per Giambitto. Palla ribattuta, sfera per Ciccarello, ci si prosegue in avanti. Tiro finale, sfera che termina fuori. Fondo area, se ne incarica Daniello. Faetti cerca di intervenire, Giambitto, ottimo il lancio di De Vizio, in area di rigore, ottima l'iniziativa per l'attacco. San Giorgio alla Molara in azione, c'è l'1-2. Apertura. Fallo punizione. Stiamo raggiungendo il 31esimo minuto, mancano in realtà 6 minuti, scusami, 4 minuti alla fine della gara, poi si va ai tempi supplementari. Il lancio, pallone in area di rigore, palla fermata da De Vizio, bravo De Vizio, ottimo gioco.
Ciccarelli, poi abbiamo la triangolazione con Gianvitto. Di nuovo in azione Colangelo, deviazione. L'apertura. Tiro finale, palla bloccata da Boscaino. Deviazione. Bianco-blu in gioco. Boscaino 2-1, rete di Faetti. Si riparte da centrocampo, il lancio in profondità, pallone per tre piedi, palla bloccata dal portiere Franco, il lancio, ancora San Giorgio la volata in azione, palla in out. Rimessa laterale, se ne incarica appunto Colangelo. Distasio sul pallone. Treppiedi. Ottimo l'intervento di De Vizio. San Giorgio Lamolara che continua a fare la sua parte in campo. Palla in profondità. Tre piedi. Tre minuti di recupero secondo l'arbitro. De Vizio. Il sinistro. Il lancio per tre piedi. Palle Telesini in azione. C'è un fallo secondo l'arbitro. Punizione per la Valle Telesina. Punizione. Ed è il 3-1. In campo un altro giocatore. Esce in Distasio ed entra in campo un altro calciatore.
si tratta appunto di Flavio Venna in azione alla rovesciata. C'è un fallo, punizione. Il sinistro. Rimessa laterale. La rovesciata. Recupera poi di nuovo Giambitto. Tiro finale. L'esterno termina fuori. Sinistro, palla recuperata, bianco-blu in azione, palla fermata da Ciccarello, deviazione, c'è un'altra sostituzione, entra in campo De Jesu, entra in campo anche Marco Ciccarello, quindi tutta la panchina è entrata in campo per la squadra polisportiva San Giorgio alla Molara. Tutta la squadra ha giocato, questo è molto importante, una polisportiva che fa crescere i giovani nell'ambito calcistico. Tiro finale ribattuto. Di nuovo in azione. La squadra bianco-blu. Palla in profondità, sfera deviata. Ancora San Giorgio la Molara, bellissima questa azione, iniziativa brillante della squadra di Crasa, applausi anche del mister che va vicino al gol con tre piedi, finisce la gara, grazie all'attenzione su Tresport.it.